Partiamo. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Vicini, sono ricercatore di fisica teorica all'Università Statale di Milano. Ho scritto, giusto per fare pubblicità, che sono stato un incarico di ricerca presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la sezione di Milano. Ora, quello di cui mi occupo, giusto per dire tre parole su di me, mi occupo di fisica teorica delle particelle. E in particolare, probabilmente ne avete letto sui giornali, mi occupo proprio dal punto di vista teorico della ricerca di questo cosiddetto bosone di Higgs, questa particella che viene attualmente cercata negli esperimenti, per esempio al CERN di Ginevra. Mi occupo di questa ricerca facendo dei calcoli teorici, appunto, dove vengono calcolate delle grandi formule con tutta una serie di regole. Le formule vengono poi espresse con funzioni matematiche che vengono anche in parte sviluppate, oggetti diciamo, nuovi, di una matematica che diciamo, è in continua evoluzione, e poi questo arriva alla fine a mi occupo poi in particolare anche poi dell'implementazione numerica, in programmi di simulazione numerica, di tutte queste previsioni. Questo per dire il tipo di lavoro che faccio è un lavoro che ha a che fare con cercare di dare una previsione teorica basata su un modello delle interazioni elementari. Quanti bosoni di Higgs ci aspettiamo di vedere in questi esperimenti al CERN di Ginevra, ammesso che il bosone esista, cioè ovviamente sotto un'ipotesi di lavoro che è quella di un certo modello che noi vogliamo verificare. Quindi da un lato come schema mentale c'è cioè il fatto di dire io penso che un modello abbia una sua ragion d'essere, preveda che ci sia una certa particella, calcolo la previsione di cosa mi aspetto e poi vado sperimentalmente a cercare questo tipo di particella con tutta una serie di tecniche che adesso non abbiamo il tempo. Allora, per oggi mi è stato chiesto di fare un intervento che in qualche modo nasce da un precedente intervento a Novara, che si parlava di fisica delle particelle, cosmologia, cioè sono temi abbastanza difficili da riassumere in 20 minuti, quindi vi chiedo assolutamente perdono, ci saranno dei flash che magari possono stimolare qualche vostra curiosità, di più non credo che tutti riusciremo a fare. Ora però, diciamo così, mi sono posto il problema innanzitutto di dire, visto che poi ci saranno dei linguaggi abbastanza diversi che magari vi verranno presentati successivamente, però io l'ho messo in rosso, adesso magari in fondo la riga in basso, che è quella più importante, non la vedete, ma provo a leggerla. Cioè, da un lato il problema di costruire in maniera ordinata, non dico ordinata vuol dire con delle regole che cerchiamo di rispettare, un linguaggio scientifico, quando parliamo di scienza, poi scendendo in concreto che cosa vuol dire? Vuol dire che sviluppiamo dei linguaggi di natura abbastanza diversa. Quando io parlo di matematica penso a un linguaggio matematico, anche quando parlo della fisica teorica, non fisico teorico, parlo di un linguaggio che con la teoria quantistica dei campi mi permette di descrivere la materia a livello microscopico, questo diciamo con tutta una serie di fenomeni che nascono in un certo formalismo. Quindi il fatto di creare un formalismo, stabilire delle regole di questo formalismo e cercare di utilizzarlo in maniera consistente è un grosso impegno, non è una cosa facile essere coerenti con le regole che uno si dà da solo a volte. Uno può parlare di computing, può parlare di algoritmi per fare simulazioni numeriche, ci sono sempre dei criteri per cui da un tipo di procedura che uno stabilisce, dice io faccio questa e questa cosa, come se fosse una ricetta di cucina, per così dire. Però poi alla fine uno spera, con delle simulazioni a volte laddove i calcoli con le formule non sono sufficienti, uno spera poi di poter avere un'inferenza statistica, dire con una certa probabilità un mercato azionario si svilupperà in un certo modo, per esempio, questo per dire. E lo studio della statistica, delle proprietà statistiche, dei sistemi che costituiscono la nostra natura, la nostra realtà, diciamo è un lavoro abbastanza importante e abbastanza articolato, non facile. Quando parlo di linguaggio scientifico intendo anche le procedure sperimentali, perché quando vi leggete sui giornali hanno fatto il test del DNA, che vuol dire? Cioè nel senso, lo siete mai chiesti? Vuol dire che c'è una serie di procedure che arrivano all'interno di una cellula a mettere in evidenza una parte del suo genoma, del suo DNA, dei tronconi, questo DNA possono essere estratti, confrontati, cioè noi andiamo a guardare a livello microscopico proprietà della materia e pensiamo di poterla interpretare. Capite che capire esattamente qual è la procedura che poi
ci permette di dire questo era proprio il DNA e non una qualunque altra proteina, non è una cosa, diciamo, così immediata, così lineare. Adesso, la scienza, quando io parlo di scienza, però intendo una cosa, forse questi sono dettagli tecnici alla fin fine, ho fatto degli esempi giusto per entrare in argomento, ma quando parliamo di scienza io intendo un linguaggio che possa essere condiviso, cioè non basta che io abbia inventato delle regole, io posso anche inventarmi la regola di più 2 fa 5, se volete, però questo, diciamo, non è una, diciamo, di per sé sarebbe semplicemente una cavolata, un mio pensiero proprio singolo. Un linguaggio per essere tale deve essere condiviso, cioè io ti spiego il tipo di procedura che ho messo in atto, tu lo leggi, cerchi di capire, cerchi di vedere se queste regole per te hanno un senso, di qualche senso compiuto, e cerchi di riprodurre lo stesso percorso che hai fatto. Quindi la verifica indipendente di un esperimento, la verifica indipendente di un calcolo, è un momento molto importante per dire che stiamo calcolando la stessa cosa, che stiamo osservando la stessa cosa. Il fatto di avere, quindi, parlo del CERN di Ginevra, ma possiamo parlare di quasi qualunque altro caso scientifico, il fatto di avere appunto esperimenti indipendenti garantiscono che una certa procedura sia stata capita e quindi sia descrivibile con parole, sia condivisibile alla fine dalle persone. E questo, diciamo, è un aspetto abbastanza importante. Un unicum, cioè il fatto di ottenere una cosa una volta sola e poi non poterla più riprodurre, non fa scienza, perché è una cosa che di cui non capiamo il senso, il meccanismo sottostante. Quindi la frase importante che dicevo prima è ripetibilità come caratteristica peculiare dell'esperienza scientifica. Quindi è questo, diciamo. Ora qua, adesso il tempo è assolutamente tiranno, avevo preparato un esempio che potrebbe essere quello della fusione fredda, una cosa che è accaduta nel 89-91, delle persone hanno detto siamo riusciti a produrre in un laboratorio, con una praticamente cella elettrolitica, un'energia 20 volte superiore a quella che abbiamo immesso per scatenare la reazione. Chiaramente enorme entusiasmo a livello mondiale, perché si pensava di aver trovato finalmente un metodo semplice, poco inquinante, per produrre energia, quello che è il sogno del modo perpetuo da sempre, diciamo, dell'uomo. Però, risultato, in tutto il mondo si diffondono esperimenti che cercano di verificare questa predizione e la cosa fallisce nella misura in cui quell'esperimento, non si sa se fossero dei cialtroni o delle persone che semplicemente si sono spiegate male, però il risultato è che una fusione fredda non è disponibile perché nessuno riesce a riprodurla, a ripeterla. Come tale, loro avranno osservato qualcosa, ma noi non sappiamo bene che cosa abbiamo osservato. Sarà stato un accidente. Allora, per qua, diciamo, quindi quello che cerco di dire quando parlo di metodo scientifico è il fatto di avere un problema, tentativo di metterlo in un modello matematico, di poterci fare dei calcoli, quindi poter predire come il sistema si comporta, quando faccio un'evoluzione temporale di questo sistema, a questo punto posso pensare di sviluppare un esperimento che vada a confrontarsi con le mie predizioni e misurerò con un certo errore delle quantità osservabili, che sia l'orbita di un pianeta, che sia la produzione di particelle elementari, qualche cosa che con un certo errore mi descrive il sistema fisico. Dopodiché, se c'è accordo, faccina verde, che forse vedete, forse non vedete, dirò che il modello è valido, ha passato un test. Non è che il modello è giusto o sbagliato, semplicemente è compatibile con i dati oppure non lo è. Nel momento in cui il modello non sia compatibile con i dati, ci sono due possibilità: o era sbagliato l'esperimento o era sbagliato il modello, cioè da una delle due parti dobbiamo trovarci. Allora possiamo dire così: le particelle elementari sono il problema che ci poniamo, noi vogliamo descrivere questo sistema, abbiamo sviluppato un modello matematico abbastanza complicato, ma ne parliamo adesso, e vengono fuori, non so, i bosoni WZ che hanno dato il premio Nobel a Carlo Rubbia nell'83. Però c'è anche il bosone di Higgs all'interno di questo modello, quindi due predizioni sono state verificate, per così dire, una terza è ancora latitante. Costruiamo un acceleratore di particelle, i WZ sono stati appunto osservati, quindi questo ci va bene, siamo alla lotta con la ricerca del bosone. Nel caso lo troviamo, il modello standard è una buona teoria che descrive i fenomeni della natura, in caso proprio non venisse osservato, cioè potessimo fare un'affermazione fortemente negativa, in maniera fortemente che escludiamo dalla sua presenza, potremmo avere una crisi di questo modello. Questa è la logica con cui cerchiamo di procedere.
Adesso qua io per arrivare a parlare del cielo, se il tempo mi fa saltare, mi ero messo a dire, vediamo un pochettino il cielo come sistema che gli uomini osservano, con cui si confrontano da sempre, fin dall'antichità. Quindi ho cominciato ieri a spulciare, a dire, vediamo un po' astronomi famosi, si parte dagli astronomi caldei, babilonesi, però uno scopre che Aristarco di Samo, nel III secolo a.C., aveva sviluppato un sistema eliocentrico, giusto per dirvi. E dopodiché ci sono state però poi, non so, si arriva ad arrivare a questo punto a Tolomeo che sviluppa per descrivere il mondo dei pianeti un sistema geocentrico, cosa di cui dovreste avere sentito parlare o le storie, la storia della filosofia. Un'osservazione che tutto sommato mi sembra interessante è il fatto che il sistema tolemaico all'epoca funzionava, cioè non era all'epoca smentito da dei dati, funzionava ed era anche sufficiente per la necessità di chi doveva muoversi nell'ambito del Mar Mediterraneo, se volete. Nel momento in cui si guarda l'oceano, si guarda l'esplorazione planetaria, ecco che anche i sistemi di orientamento, di misurazione della posizione diventano più stringenti, più pressanti, però al tempo stesso vengono costruiti anche cannocchiali, sistemi che permettono di osservare il cielo in maniera più precisa, più accurata, ed ecco che un modello di questo genere comincia a scricchiolare, viene falsificato, perché ci sono fenomeni che non sono descrivibili. Allora, io ho provato, ho scaricato questo video che mi sembrava carino per farvi vedere un secondo come la complessità, diciamo, con la quale si cimentavano già gli antichi. Il modello che vediamo adesso rappresentato è del III secolo avanti Cristo, è un modello geocentrico in cui si cerca di descrivere la traiettoria di un pianeta. Ora, i pianeti hanno una cosa abbastanza curiosa: quando uno li osserva, potete vederlo qua, ogni tanto sembra che vadano indietro nella loro traiettoria, cioè se voi notte dopo notte osservate molto il pianeta, non fa una linea che procede sempre in avanti, ma ogni tanto sembra fermarsi e addirittura tornare indietro. Ora, intanto che l'animazione va avanti, vedete questi epicicli e vedete, diciamo, quindi come avevano cercato, in una maniera macchinosa ma molto ingegnosa, di giustificare queste osservazioni. Poi questo meccanismo, diciamo, però, una volta che noi abbiamo dei dati più precisi, fallisce perché porta a delle conclusioni, a delle predizioni, diciamo, che non sono meglio verificate, quindi vabbè, diciamo, questo modello è ingegnoso, all'epoca era magari sufficiente per descrivere certe osservazioni, in epoca più moderna è risultato, diciamo, più impreciso, perlomeno induceva a predizioni non corrette. Poi si vede tutta la traiettoria come viene generata in un modello di questo genere, quindi vengono fatti questi riccioli, se volete, di questo genere, e volevo arrivare, mi sembrava la cosa più interessante, a questo. Il pianeta che si muove in questo modo, secondo questo modello, effettivamente ogni tanto si arresta e sembra addirittura tornare indietro. Ingegnosissimo. Peccato, diciamo, che non fosse la cosa, diciamo, che poi il modello più semplice in grado di descrivere effettivamente il sistema solare. Nel momento in cui misure del sistema solare sono diventate più precise, ecco che la nostra interpretazione ha richiesto un cambiamento di punto di vista. Ho portato per oggi anche questa immagine, che è un'immagine bellissima, delle osservazioni di Galileo, delle lune di Giove, dei satelliti di Giove, per dire lo sforzo veramente sovrumano, per certi versi, fatto per riuscire a formulare un set di dati coerente che permettesse poi di sviluppare a partire da queste osservazioni un modello. E queste sono le osservazioni, diciamo, inequivocabili che contrastavano col modello tolemaico. Nel modello tolemaico non potevano esserci altri corpi che non girassero attorno alla Terra. La Terra era l'unico centro del movimento di tutti i corpi. Corpi e satelliti che orbitano attorno a Giove non sono previsti in questo modello. E Galileo misurò anche le fasi di Venere, quindi misurò ulteriormente fenomeni non descritti, non previsti nel modello tolemaico. Veniamo ai giorni nostri, adesso non volevo farvi una lezione di storia, non sono sicuramente la persona più adatta, vorrei farvi vedere quella che è una delle immagini forse più belle del cielo che abbiamo oggi, perlomeno per me una delle immagini più affascinanti. Si tratta dell'immagine, della fotografia del cielo fatta andando a misurare la radiazione cosiddetta nelle microonde, quindi su certe lunghezze d'onda, ed è la radiazione cosmica di fondo, è una radiazione che ha una temperatura estremamente bassa. Ora, perché questa cosa è così affascinante? I vari puntini con i vari colori vi dicono dove la radiazione è più o meno intensa. Questa è estremamente affascinante per me perché è l'immagine più antica che abbiamo in assoluto
posso fare un'affermazione assurda per una volta, dell'universo. Cioè noi non abbiamo un'immagine che possa essere datata a prima di questa. Il motivo è il seguente, che se noi pensiamo, andando a ritroso, noi vediamo delle stelle, delle galassie e possiamo cercare di stimare la loro età. Andando a ritroso possiamo osservare galassie sempre più antiche, finché a un certo punto però vediamo tutti oggetti che stanno, forse si capisce meglio per la prossima trasparenza, quello che noi vediamo è ciò che c'è in basso, quella è la nostra osservazione attuale. Abbiamo con tutta una serie di tecniche di calcolo in modo di ricostruire qual è l'età degli oggetti visibili che ci sono, però l'idea che noi abbiamo è questa, che ci siano oggetti che si sono formati in epoche più recenti e oggetti invece che hanno appunto una vita più lunga. Ora, in questo modello che noi ricostruiamo, andando a ritroso nel tempo, arriviamo a un momento in cui l'universo, per come possiamo descriverlo, era un grandissimo... il brodo primordiale, un enorme miscuglio di particelle elementari e di energia in generale. Tutte queste interagivano in maniera estremamente forte e costituivano quello che noi chiameremmo un mezzo opaco. Non possiamo guardare, cioè c'era un assorbimento della luce emessa dalle varie particelle estremamente continuo che impediva, diciamo, di guardare nei dettagli di questa struttura. Viceversa, via via che questo il nostro universo si è espanso, leggiamolo in avanti che fosse più facile, a un certo punto queste particelle hanno cominciato a diradarsi, a raffreddarsi, e questa interazione che rendeva il tutto così torbido è diventata sempre meno frequente, fin quando l'universo è diventato trasparente. Trasparente vuol dire che c'è una luce, questa luce di questa immagine verde-azzurra, che non interagisce più con niente, perché non ci sono più processi elementari che permettono a questa luce di essere assorbita o riemessa. Quindi questa luce può propagarsi indisturbata fino a noi. Quindi quello che sto cercando di dire è, ciò che noi vediamo è l'immagine dell'universo quando è diventato trasparente. Prima di allora, nel nostro modello, l'universo non era trasparente, quindi noi possiamo pensare che questo sia un termine ultimo del quale non possiamo risalire. Possiamo a questo punto però, e forse questa è la cosa importante, cercare di estrapolare qualche cosa. Qui abbiamo forse l'ultima cosa che vorrei dire, delle tante che mi sarebbe piaciuto dire, no? Ve lo dico qua, però ve lo dico a parole, ve lo dico di fronte all'immagine, forse è meglio. Quello che è una cosa, diciamo, giusto una suggestione di quello che cerchiamo di fare, è la cosa seguente. Se voi vi mettete con delle tecniche statistiche a studiare questa immagine, scoprite una cosa assolutamente inquietante. Ci sono dei punti in questa immagine che, se stimate la distanza di questi punti, sono dei punti che non sono connessi in modo causale. Cosa vuol dire questa frase difficile? Vuol dire, se seguite Einstein, voi sapete che tutte le interazioni si possono propagare al massimo alla velocità della luce. Ma noi, d'altro canto, sappiamo che l'universo ha circa 15 miliardi di anni. Ora, se ci sono dei punti che sono a una distanza tale che per percorrere questa distanza vi servono più di 15 miliardi di anni, allora questi punti non sono connessi causalmente, non c'è nessuna interazione che si può propagare dal punto A al punto B durante l'intera vita dell'universo. Quindi diciamo che non sono connessi causalmente perché non posso trasmettere informazioni da uno all'altro. Quindi ci sono punti vicini che potrebbero scambiarsi informazioni e punti lontani. Ora, qual è la cosa inquietante? Che non emerge adesso dalla fotografia. La cosa inquietante è che se voi andate a guardare le correlazioni, cioè in che modo si distribuiscono questi punti, quelli lontani, scoprite che ci sono delle forti correlazioni, non sono disposti in maniera totalmente random, totalmente casuale, come ho detto casuale, ma ci sono correlati, quindi se guardate un punto, voi sapete predire con un certo grado di probabilità come sarà un punto molto lontano. Queste funzioni di correlazione vi dicono il nesso che c'è tra due punti in generale, ma in particolare tra questi lontani, e allora questo vi dice, che 380.000 anni dopo il Big Bang questi sono in questo modo, sono disposti in questo modo. Evidentemente noi possiamo provare a costruire un modello che ci dice che questi punti lontani un tempo erano vicini in maniera tale da essere connessi causalmente, da interagire tra di loro e quindi potevano in qualche modo scambiarsi informazioni. Cerchiamo di spiegare la loro correlazione in questi termini.
Dico tutto questo soltanto per dire un esempio di problematica che voi ottenete guardando il cielo. Banalmente, questa è semplicemente un'immagine del cielo. Però, allora, io semplicemente quello che voglio dire è che uno grosso sforzo dei fisici teorici è proprio quello di capire come sia possibile estrapolare a ritroso sulla base dei dati che noi abbiamo. I nostri dati si fermano qua, noi non sappiamo che cosa c'è stato davvero prima, però possiamo sviluppare un modello di particelle elementari. Modello che potete vedere qua, adesso possiamo andare a descrivere nel dettaglio. Nella parte A, la più fredda, rappresentata dai colori in blu, sarebbe l'universo attuale, con le stelle, le galassie, e via via che voi andate all'indietro, arrivate a un certo punto dove comincia la fase opaca. Al di là di questo punto possiamo soltanto estrapolare. Estrapolare vuol dire avere dei modelli di fisica delle particelle, per cui diciamo, se il modello è valido, allora le particelle hanno interagito così e cos'ha e hanno verosimilmente prodotto l'universo che conosciamo, questo universo con queste strane correlazioni, per esempio. Altri modelli, viceversa, non riescono a fornire questa stessa descrizione. Andando ritroso nel tempo, quello che uno osserva sono nuclei, poi particelle elementari, fino ad arrivare a uno stato in cui ci sono soltanto quarks e gluoni e particelle di radiazione assolutamente liberi. Allora, vorrei a questo punto concludere il mio intervento facendo un salto che potrebbe sembrare estremamente acrobatico, cioè che cosa c'entra l'osservazione del cosmo, questo tentativo di estrapolare a ritroso nel tempo facendo dei modelli con le particelle elementari. Beh, il punto è esattamente questo, che noi oltre a quella finestra, oltre a quell'immagine, quella fotografia che vi ho fatto vedere, noi non possiamo guardare. Però noi quello che possiamo fare è creare delle condizioni in laboratorio, in un acceleratore di particelle, in cui ci siano delle energie, vengono prodotte da delle distanti, delle energie confrontabili con le energie che erano caratteristiche di questa fase prima che l'universo diventasse trasparente, dell'universo, diciamo, opaco. Allora, a questo punto, beh, diciamo, che cosa mi serve fare tutto questo lavoro? Mi serve perché poi, nel momento in cui io vado a guardare il cielo, ancora vedo problemi, cioè, per esempio, se io vado a guardare il cielo, questa è un'altra cosa che probabilmente avete letto sui giornali, avrete sicuramente letto che noi, di fatto, per spiegare il movimento delle galassie, soprattutto delle galassie lontane, non riusciamo a spiegarle né con Newton, né con la relatività di Einstein, soprattutto c'è una mancanza di materia, noi osserviamo troppa poca materia nel cosmo. Allora a questo punto uno dice, ma se guardiamo in questa torta, diciamo, quello che vediamo è che la materia visibile, barioni e neutrini, sarà soltanto questa fettina blu e azzurra. Poi ci sono le stelle, vabbè, la cosa violetta, quindi ancora una fettina, però poi tutto il resto, quella verde e quella gialla, sono cose che vengono chiamate oscure, nel senso che abbiamo bisogno di forme di materia che giustifichino il moto delle galassie che noi osserviamo, ma questa materia non è stata mai osservata e non ha le caratteristiche della materia standard. E la stessa cosa per l'energia oscura. Le galassie si espandono troppo velocemente, quindi se noi crediamo all'equazione di Einstein, per esempio in questo caso abbiamo bisogno di un contenuto di energia dell'universo. È un'ipotesi questa, un'ipotesi di lavoro dove il pregiudizio teorico è voglio mantenere la validità di Einstein e la conseguenza è c'è qualche cosa che io non sto osservando, che però devo ammettere per poter far quadrare le cose. Un'altra cosa che vorrei dirvi, e proprio a questo punto arriviamo veramente alle conclusioni, è se voi guardate il cielo, voi avete sicuramente sentito parlare in qualunque film di fantascienza di materia e antimateria, ora nel cielo noi osserviamo soltanto materia, anche questa è una cosa che magari nella vita quotidiana non ci capita troppo spesso di osservare, però per intenderci, quando io parlo di materia e antimateria intendo che, questo dalla chimica lo sapete, in un atomo ci sono elettroni che ruotano attorno al nucleo. L'antiparticella dell'elettrone è il positrone. Il positrone lo trovate in ospedale quando andate a fare una PET, che è un attacco, uno di questi esami medici in cui vengono emesse queste antiparticelle. Benissimo, adesso io guardo il cielo e di positroni di antimateria non ne osservo per nulla. Nuovo problema, capite che è necessario sviluppare un modello di fisica delle particelle che possa rendere conto di queste asimmetrie. Questo è il lavoro, diciamo, che facciamo da fisici teorici. Qua vabbè, c'è un'illustrazione, però questa prenderebbe troppo tempo, di quello che sarebbe il modello standard delle particelle che osserviamo e di particelle che potrebbero essere candidate a risolvere questi problemi che vi ho nominato.
e arrivo dall'ultima, magari non troppo visibile, dal fatto che in queste particelle cominciamo a vedere qualche candidato, comunque si cercano queste particelle, in esperimenti come quelli che vengono fatti al CERN. Cioè si cerca di avere tanta energia, così tanta energia, da produrre per brevi istanti stati della materia, queste particelle di questo modello che nominavo adesso, che potrebbero in qualche modo condurci alla spiegazione di questi problemi, di queste domande così inquietanti come asimmetria tra materia e antimateria, come la materia oscura che dovrebbe regolare il moto dell'universo, delle galassie. Come vedete, io in tutto questo mio discorso parto da dati che osserviamo, quindi dati che, nel bene o nel male, sono a disposizione di chiunque di voi. E il tentativo di cimentarsi all'interno di un modello di fisica delle particelle per produrre una spiegazione. Qua ci sono le conclusioni, però fondamentalmente vi ho già detto tutto. Ho cercato di ripetere un pochettino i vari punti, dal bosone di Higgs a questi problemi di simmetria, asimmetria materia antimateria, fino a cercare di parlare dell'espansione dell'universo e questi punti stranamente correlati, e il fatto che poi appunto con gli esperimenti di fisica delle particelle cerchiamo di riprodurre in modo ripetibile, questa per me è la parola più importante stamattina, delle condizioni che possono permetterci di dire qualche cosa di più rispetto a una semplice estrapolazione. Grazie. Bravo. Passiamo subito al professore di filosofia. Vi chiedo 5 minuti in più, cioè togliere 5 minuti di intervallo, quindi lo facciamo a mezzogiorno. Ok, sì, allora lo facciamo, lui riprende le conclusioni. Allora, buongiorno a tutti. Io mi occupo di filosofia e naturalmente farò un discorso differente da quello che è stato fatto adesso, e anzi voglio ringraziare il professor Vicini anche per alcune cose che verranno più chiare in seguito e che posso già anticipare però in parte. Cioè, io credo che il professor Vicini ci abbia dato chiaramente un saggio di che cosa significa una trattazione scientifica dell'universo, quindi anche su come si procede, e quindi è stato importante che, oltre a dirci delle cose su teorie, abbia almeno all'inizio anche chiarito che cosa significa fare una ricerca di tipo scientifico, che proprio perché credo il dottor Vicini ci ha spiegato alcune cose ben precise di metodo, non può essere confusa con una ricerca filosofica, che non significa naturalmente che la ricerca scientifica e la ricerca filosofica non si parlino o che non sia possibile fare una sintesi, ma certamente sono due modi diversi di guardare e di approcciare la realtà. Innanzitutto io vorrei partire da un fatto, ecco, qualcuno di voi ha già studiato filosofia, altri no. Uno dei filosofi più importanti di tutta la storia della filosofia occidentale è Socrate. E perché è importante? Perché Socrate, credo, ci ha dato un'idea importante, cioè che quando noi vogliamo affrontare un problema filosofico, ragazzi, tutto un po' stanchi, però facciamo uno sforzo. Quando noi vogliamo affrontare un problema filosofico, dobbiamo innanzitutto porre bene le domande, perché la posizione corretta delle domande ci permette di trovare delle risposte. Questo è quasi scontato nel discorso che ha fatto il professore prima. Se io pongo delle domande sbagliate o non trovo le conferme, non uso il linguaggio che mi permette la correlazione, sì, posso dire una serie di cose che però non hanno un fondamento, non hanno un perché, non hanno la possibilità di essere corroborate dall'esperienza e dal linguaggio e dal confronto con gli altri. Allora, faccio io la domanda a voi, mi piacerebbe iniziare così. Se io vi chiedessi, senza vergogna, bruciapelo, da dove veniamo? La domanda secca così, voi di fronte a questa domanda come sareste disposti a rispondere o a affrontare almeno la domanda? Provate, qualcuno vuole alzare la mano senza vergogna, tanto
credo che sia corretto anche iniziare. Qualcuno di voi vuole provare a iniziare? Uno chiede da dove veniamo, tra l'altro anche con questo, come dire, con questo noi, quindi c'è un'evidente anche implicazione per noi. Voi come, che cosa fareste? Come, da dove comincereste? Forza, coraggio. Dipende dall'ambito in cui è posta questa domanda. Cioè? Cioè, dove veniamo, non so, allo stesso punto da dove proveniamo in questo ambito, uno può pensare alla storia così, se invece come materia così, uno può pensare a qualcosa di tipico, biologico, cioè, dipende in che ambito viene posta questa domanda. Ecco, già questo è un primo punto di partenza su cui riflettere. È evidentemente una domanda che non può essere banalizzata, cioè non possiamo trovare una risposta banale, semplice, no? Dato A viene fuori B. Perché già ti chiami Silvia. Silvia diceva, beh, io posso affrontare il problema a livello, non so, di particelle, di riflessione fisico-chimica, o a livello storico, culturale. Ecco, quindi il punto è, noi possiamo partire da punti di vista diversi, però è interessante che lei non ci ha detto, se tu dovessi rispondere, cosa diresti? Da dove veniamo? Io penserei più qualcosa in base culturale, così, cioè. Penseresti più a qualcosa di culturale, diciamo una risposta, quindi una risposta più complessa che non semplicemente una risposta scientifica. Quindi magari la scienza ci darebbe alcune basi, ma non è lì che sta la risposta. O meglio, non tutta la risposta, c'è una risposta più ampia. E tu già dici, ci riferiamo alla cultura, ci riferiamo ad altre cose. Questo è già un primo punto. Ma perché è così complicato dare una risposta a questa domanda? Perché ci sono tanti interrogativi, cioè... Ci sono tanti interrogativi. Per esempio? Tante cose difficili, come per esempio anche la base biologica. È difficile da spiegare, nel senso che si va sempre indietro, sempre nelle cose più piccole, però poi c'è un punto di domanda che forse va oltre alla biologia. Questo è quello che dice la vostra compagna, è importante. La biologia ci dice tante cose. Vi faccio già un primo punto su cui si può riflettere, su cui si può lavorare. Noi oggi siamo in un'epoca dove i successi delle neuroscienze, per esempio, sono fondamentali. Noi abbiamo avuto, a partire dagli anni 90, uno sviluppo della capacità di comprensione di una serie di iterazioni e di funzionamenti del cervello che ci permettono quasi di fotografare, come dire, noi con i nuovi strumenti anche di rilevazione, eccetera, noi che pensiamo quella cosa, che proviamo quel sentimento, che abbiamo quelle emozioni. Benissimo. Nel momento in cui noi avessimo, immaginiamo una situazione ideale, perfetta, fossimo in grado di fotografare, di mappare tutta la nostra attività, anche quella più spirituale, più alta, più affettiva, non avremmo ancora cominciato a spiegare del perché così. Questo è un po' un problema su cui vale la pena riflettere. Anche se io scoprissi come funziona perfettamente il cervello, probabilmente non avrei ancora cominciato a capire perché mai questa razza di cosa che siamo noi, con questi neuroni, con queste cellule, vive il mondo così come lo vive. Perché? Ecco, probabilmente questo è il punto su cui non sarebbe, come dici tu, sarebbe probabilmente illusorio pensare di cercare allora una spiegazione ancora più intravenia, ancora più specifica rispetto a quella che già si è data. Forse il problema è che c'è una comprensione della realtà che non è semplicemente scientifica, e su cui, forse per comprendere qualcosa, mi permetto la battuta, per esempio, se noi vogliamo capire che cos'è il dolore umano, probabilmente facciamo molto bene a avere un'indagine scientifica estremamente qualificata che ci permetterà di capire tante cose su come funziona il nostro organismo che prova dolore. Però chissà, forse per capire com'è il dolore umano vale più la pena di leggersi una pagina di Goethe, di Leopardi o di Dostoevsky. Perché così? Questo è il punto. Allora, la domanda da dove veniamo, quando la pone la filosofia, non è una domanda semplicemente sul passato e non è una domanda semplicemente sul cercare di trovare, come dire, il punto ultimo, l'atomo di noi stessi.
ma è la domanda sull'intero, sull'insieme. Cioè, perché siamo così? È una domanda su quello che siamo adesso, non è una domanda su quello che saremo o semplicemente su quello che siamo stati. Questo io credo che sia un primo contributo che la filosofia può dare, ed è un primo contributo che ci permette anche di comprendere come i grandi filosofi del passato, ma anche dell'attualità, hanno affrontato questo tema. E allora possiamo, torniamo al nostro Socrate. Socrate è stato sicuramente un filosofo a partire dal quale questa domanda del dove veniamo ha trovato un'apertura, se non proprio una risposta, un'apertura importante. Perché? Perché forse voi sapete la storia di Socrate, però brevemente ve la ripeto. Socrate non è stato importante, non rimane nella nostra cultura filosofica solo per quello che ha detto. Quello che ha scritto no, perché non ha scritto nulla, e quello che abbiamo l'abbiamo solo per testimonianze esterne. Ma soprattutto per quello che gli è successo. Socrate è il primo uomo della filosofia, il primo martire della filosofia, che ha subito un processo in cui è stato accusato delle proprie idee e dei propri atteggiamenti. E Socrate ha fatto una cosa strana. Socrate si è trovato in una situazione in cui, pur considerandosi innocente, cioè pur ritenendo che le accuse che gli venivano mosse non erano corrette, non ha deciso di salvare la pellaccia a tutti i costi, ma ha fatto un ragionamento in cui dice: il giusto non deve avere paura di niente, perché se è giusto quello che fa, non deve avere nemmeno paura di morire, non deve avere paura di sacrificare la sua vita per qualcosa di giusto. Allora la domanda è, che si è posta, se volete, già la filosofia antica, dopo Socrate: che razza di essere è un essere che, pur vivendo, non fa della sua vita un assoluto, ma anzi, in qualche modo, la sua vita ha un senso, ha un significato per qualcosa che va ben oltre la sua sopravvivenza e la sua fisicità? Questo, come sapete e come probabilmente vi diranno anche i vostri professori di filosofia, ha anche portato a una visione che noi oggi facciamo fatica ad accettare. Per esempio, qualcuno dice: c'è una svalutazione della materia, del corpo in questa cosa. Credo che non sia del tutto corretto, o non sia l'unica strada possibile. Il problema è un altro. Il problema è che la nostra vita adesso è una vita dove ciò che noi siamo dipende meno, come dire, da un'analisi semplicemente, come dire, dai raggi X con cui io posso comprendere come siamo, e dipende molto di più dal fatto che la nostra vita, ciò che noi siamo, è soprattutto passata, potremmo dire così, a sacrificare per certi aspetti i nostri interessi puramente fisici per qualcosa per cui vale la pena vivere. Allora, se uno è uno a cui piace studiare, sacrificherà anche, non so, un certo benessere, non so, non andrà fuori a fare passeggiate tutto il tempo per studiare. Se uno interessa lo sport, si allenerà, farà dei sacrifici, non dovrà mangiare certe cose piuttosto che altre. Non voglio sembrarvi banale, però voglio dire, siamo un essere strano che non vive in modo banale con l'ambiente che lo circonda, ma che crea un suo mondo. Questo è un aspetto che ci distingue, per esempio, dicevamo anche ieri, dagli animali. L'animale non è, come purtroppo una certa tradizione moderna ci aveva insegnato a pensare, una specie di macchina un po' più complessa dell'uomo. No, l'animale prova assolutamente dei sentimenti, delle emozioni, ha delle cognizioni, certo non a livello dell'uomo, ma ha delle cognizioni. Guai, oggi credo che il XX secolo sia stato il secolo che ha finalmente restituito questa grande dignità anche alla vita animale, che non è quella di un automa complesso, non è una macchina. Eppure rimane il problema: perché gli uomini creano un mondo? Voi sapete qual è la definizione scientifica dell'uomo, no? Homo? Noi siamo l'homo sapiens, giusto? Voi volete dire sapiens sapiens, benissimo. Un importante antropologo culturale diceva: quando diciamo homo sapiens, noi in realtà dovremmo essere più corretti e dovremmo dire che l'uomo si manifesta come homo sapiens e quindi come homo demens. Dice: cosa vuol dire? Vuol dire, anziché homo sapiens, uomo che conosce, che ha la conoscenza, che è caratterizzato dalla ragione, anche come uomo folle, demens, demente non nel senso, no, ci sono dei dementi in giro, ma non in questo senso, no, homo demens nel senso un uomo che fa fatica, un uomo che non ha
immediato il significato di quello che deve fare, di come lo deve fare, di come deve vivere. Vedete, gli animali hanno l'istinto. L'istinto, l'ho detto prima, non esclude che ci siano anche cognizioni innovative di quell'ambiente, ma in uno spettro. Solo l'uomo, non ha, lo spettro dell'uomo è non avere spettro. La natura dell'uomo è quello di non avere una natura, almeno nel senso rigido della biologia. E allora, da dove veniamo? Chi è questo uomo che ha questo tipo di situazione? Perché è così? Questa è la domanda, no? Cioè, perché l'uomo è quell'essere che non ha un rapporto omeostatico con l'ambiente, si dice in gergo, cioè di pura strutturazione di un equilibrio con l'ambiente, ma crea un mondo aperto. Ecco perché le culture sono così numerose, così diverse, eppure accomunate tutte dalla stessa umanità, cioè dallo stesso bisogno di dare un significato alle cose. Ecco perché l'uomo è simbolico, ecco perché l'uomo è artistico, è produttivo, è religioso. Dove religioso non vuol dire immediatamente confessionale, ma vuol dire cerca di interpretare il significato dell'intero. Religare in latino vuol dire mettere insieme, mettere le cose in un ordine. Allora, da dove veniamo? Questa è la domanda. O meglio potremmo dire, da dove viene un essere fatto così? Cioè un essere che costruisce un mondo, che cerca di realizzarsi e che non ha scontata la risposta della sua vita. Questo è il punto. Questa è la domanda, io credo che vada posta così. E se noi la poniamo così, ci libera da due rischi. Il primo è la banalità di un certo scientismo, cioè di un modo di interpretare la scienza come una sorta di unico linguaggio possibile, che ci impedirebbe di approfondire fino in fondo i retaggi dell'uomo, la cultura o altro. L'altro, dico il rischio e poi vi lascio andare, l'altro rischio è quello, se volete, di perdere di vista che il problema fondamentale dell'uomo è paradossalmente giustificare in questo universo il suo posto. Qual è il suo posto? Da dove veniamo vuol dire anche così. Poi dirò le conclusioni subito dopo l'intervallo. Non perdiamo tempo, non lo sottraiamo né alla successiva né tantomeno al dibattito, perché sarebbe bello se non perdiamo tempo che ci sia qualche domanda, qualche intervento da parte vostra. Ora, eravamo rimasti quindi due rischi, no? Quello di interpretare male la domanda, ok? Ora, il punto fondamentale è questo. Perché l'esperienza, perché noi facciamo fatica a dare una risposta a questa domanda? Perché, lo abbiamo detto prima, l'Homo sapiens e Homo Deus, detto in altro modo, il problema, la croce e la delizia dell'essere umano è la sua, ragazzi, è la sua intelligenza. Cosa vuol dire essere intelligente? Non so se ci avete mai riflettuto. Essere intelligenti non significa, come dici, saper elaborare dei dati nel contesto di una determinata situazione. Elaborare dei dati, dare quindi delle risposte. Però queste risposte vengono date in base a dei criteri che non sono banali. Questo è il punto. Essere intelligenti significa essere, diciamo così, in una vita che non ha confini, che non ha limiti. L'aspetto specifico dell'intelligenza è la sua illimitatezza, ok? È il fatto che quando io possiedo un concetto di qualcosa, questo per esempio è tipico nel paradigma platonico, ma anche aristotelico, cioè se io possiedo il concetto di qualcosa vuol dire che io non mi limito a raccogliere, come dire, i dati allo stesso livello dei dati, ma compio un'operazione di astrazione. In qualche modo io compio un'operazione per cui quello che dico vale in una dimensione che va al di là del mio qui, del mio ora, del mio tempo, della mia situazione, ok? Ma elaboro delle verità. Non immediatamente pensiamo alla verità con la V maiuscola, no, le verità concettuali. Una delle grandi cose che credo animi la scienza come attività umana è quella di scoprire, il fascino della scoperta, di trovare delle verità che valgano per me, per i miei figli, per i figli dei miei figli, dare un contributo al sapere dell'umanità.
anche bello questo, io posso ragionare sul singolo, ma ragiono anche su, su altri, sugli altri, sull'umanità, l'intelligenza. E uno degli aspetti fondamentali dell'intelligenza è che si pone in un rapporto drammatico, nel senso stretto del termine, cioè non banale, tra vita e morte. La vita umana ci chiede, ci interpella, perché la vita umana è mortale. E uno dice, beh, è normale, se siamo vivi, per le stesse ragioni biologiche per cui siamo vivi, siamo destinati a morire. Benissimo. Perché noi però, per quanto possiamo convincerci, ma facciamo fatica ad accettare che la vita umana finisca? Nessuno di voi può pensare alla propria morte come a un evento naturale. Buona, d'accordo, ci sta, lo sapevo. Che doveva succedere prima o poi, no? C'è qualcosa nell'aria che mi dice che morirò. Nessuno di voi dice questa cosa. Perché è così? Perché ci interpella la morte? Allora, da dove veniamo, vedete, è una domanda che non riguarda solo il passato, riguarda il presente, riguarda il futuro. Che cosa significa per noi avere o non avere un futuro? Noi che siamo probabilmente gli unici esseri che hanno la percezione del tempo segnata dall'intelligenza, che ci permette di vedere il tempo come un intero e ci permette di elaborare addirittura il concetto di infinito, il concetto di eterno. Perché così? E perché noi abbiamo l'impressione che ciò che segna una vita degna di essere vissuta è quando noi facciamo delle cose che durano, costruiamo qualcosa, si dice, no? Perché così? Perché non ci basta un'operazione di piccolo cabotaggio? Perché nella società che ci ha detto fregatene, godi più che puoi, riempiti di beni materiali, siamo diventati comunque e siamo ancora molto sofferenti, molto tristi, perché non abbiamo risolto i problemi dell'uomo, pur avendo risolto tanti problemi? Allora, di fronte a queste domande, chiudo, ci sono tre possibilità. La prima è quella, se volete, che dice da dove veniamo. La domanda, la risposta è sostanzialmente dal caso, o meglio, non esiste, non so, un'essenza dell'uomo, un destino dell'uomo. Noi siamo vivi perché abbiamo delle ragioni biologiche che ci hanno portato a essere vivi, a essere concepiti, a sopravvivere e poi a morire. E allora non esiste un senso della realtà che non sia quello semplicemente di ciò che viviamo. Questa è una possibilità, ha un vantaggio questa possibilità, si basa su ciò che vediamo, sentiamo e tocchiamo, su un fenomeno molto elementare. Qual è il suo limite però? Qual è il suo svantaggio? Che questo destino nega l'umanità della nostra vita. Perché? Perché l'umanità della nostra vita non si può comprendere fino in fondo se la vita finisce semplicemente nelle cose che facciamo quotidianamente in modo banale e di cui la morte rappresenterebbe il sipario definitivo. Perché? Perché facciamo fatica ad accettare questo? Perché, la risposta è molto, molto precisa, perché il problema vero è che quello, siamo tornati a Socrate, quello che ha fatto Socrate ci interpella, in quanto se il giusto è giusto perché non ha pensato alla propria sopravvivenza, se la propria sopravvivenza rappresenta l'unico bene che ha, è sciocco che non abbia pensato alla sopravvivenza. Sì, possiamo attribuirgli una nobiltà, ma non potremmo dire che ha fatto bene, ha fatto una scelta, tra le tante. Se in fondo, di fronte a una tortura, avesse deciso di salvare la pelle e essere incoerente moralmente, nessuno avrebbe potuto dirgli nulla. E quello che dice Leopardi, all'inizio dello Zibaldone, quando dice, se la vita non ha un futuro, oltre la morte, il rischio qual è? L'insignificanza. Il rischio è che l'egoismo, anche una visione, e questo però parlo di stato profetico, una visione del mondo dove ciascuno pensa un po' ai propri interessi, quindi una ragione che non ha più il significato di guardare la realtà, di comprenderla, ma prevalentemente di calcolare mezzi e fini in un mondo dove la propria presenza è puramente casuale. E quindi anche preoccuparsi troppo delle generazioni successive, sì, se mi va bene, bene, ma se è contro i miei interessi io non sono tenuto a fare. Pensate che noi abbiamo un gravissimo problema, lo sapete, a livello morale, per la prima volta di un rapporto tra generazioni, in cui la generazione successiva, precedente, non si è preoccupata di garantire un futuro alla generazione successiva. Ma d'altronde, se la vita finisce con la morte, perché dargli torto? Loro hanno goduto di una vita unica, anche se l'hanno fatto un po' a spese dei propri figli.
i propri figli, darwinianamente si arrangeranno. Non so se mi spiego. Non è ingiustificato l'egoismo se la vita finisce semplicemente con la cessazione dell'attività neuronale. L'altro aspetto, seconda tesi, è quella un po' di Hegel, cioè no, noi siamo uomini in quanto parte di un tutto. La nostra vita ha senso perché c'è una storia, c'è una realtà che è l'intero, il tutto in cui noi siamo dentro, e ciascuno di noi è un pezzo di questo tutto, e la singola vita si capisce solo all'interno del tutto. Qual è il problema di questa concezione? Beh, i vostri, penso che le persone più adulte lo vedano subito, e cioè che se questo è vero, allora salta in qualche modo la differenza tra bene e male. Noi facciamo l'esperienza del male come qualcosa che non doveva essere. Se tutto ha un suo posto nel tutto, allora anche Auschwitz, allora anche i disastri che noi abbiamo, i mali che facciamo hanno un loro significato. Quindi questo dà una concezione terrificante, che anche questo smarrisce, sembra smarrire l'umano. C'è una terza possibilità, che le cose abbiano un senso, quindi che anche nella natura che mi circonda ci sia un fine o dei fini, perché vediamo che la natura in realtà non è poi così a caso. Pensate che persino uno dei più grandi teorici della concezione casualistica, cioè che deriva da, di cui tutto deriva dal caso, dice che bisogna ammettere che in realtà noi nell'esperienza vediamo che anche nella natura fisica gli esseri viventi seguono dei fini. E se c'è un essere vivente che sicuramente segue dei fini, siamo noi, che facciamo le cose per degli scopi. Non siamo senza scopi. Nessuno di noi vive bene se non pensasse che nella sua vita realizza qualche scopo, che è quello di avere una bella ragazza, quello di avere una bella macchina, o anche, perché no, quello di conoscere, di costruire un futuro migliore. Scopo, giusto? Nessuno di noi vive senza scopo. Allora, se questo è vero, potremmo pensare che l'uomo, allora, potrebbe fare parte di un tutto, certamente. Quindi l'uomo è in relazione con una natura, vive delle sofferenze, questa è la terza opzione, che gli rendono questa vita una vita in cui non si può riconoscere appieno. Ecco perché la sofferenza ci turba, ci impedisce di riconoscerci banalmente quello che siamo, scuote le nostre coscienze e forse ci permette anche però di dire: se l'umanità è così, cioè è colei che è dotata di intelligenza, di determinazione, deve costruire un mondo che non è banalmente quello che ha, allora forse si può pensare che il destino di un essere umano sia quello sì di partecipare di un significato delle cose, che però soltanto con l'impegno e soltanto con l'esercizio della ragione si possono scoprire. Non è banale, non è un'evidenza, eh? Ed è questo l'impegno della filosofia da sempre, e nello stesso tempo però essere consapevoli della propria differenza. L'uomo è uomo, non è un animale come gli altri, e deve cercare un destino autenticamente umano, e quindi un'origine autenticamente umana, un'origine che sia coerente con le differenze che lo hanno caratterizzato. È in questo senso e solo in questo senso che la filosofia, per esempio, in senso schiettamente filosofico, quindi non in senso rivelato, poi questo ce ne parlerà eventualmente anche Don Silvio Barbaglia, ha anche sviluppato un discorso proprio su quello che noi chiamiamo Dio, dove Dio non è semplicemente innanzitutto immediatamente ciò che noi preghiamo, no? Nella religione, ma è innanzitutto l'idea che da Parmenide in poi noi abbiamo che ci debba essere un essere stabile che giustifica i diversi movimenti del mondo per non renderli insignificanti, e che non si identifica con quei movimenti, perché sennò anche il male, anche le strutture sarebbero bene, e questo non avrebbe senso. Quindi queste sono le tre opzioni a cui la filosofia, io credo ancora oggi come ai tempi di Socrate, cerca di misurare, far misurare gli uomini con loro stessi, eh? Quindi non è che nella filosofia non ci sono delle risposte, è che le domande, non essendo banali, richiedono l'impegno di ciascuno a optare per una risposta. Questa è la differenza, ed ecco perché fate bene ad approfondire, a studiare questi temi, a non cercare risposte semplici e banali. Ho finito. Terzo intervento, Don Silvio Barbaglia, professore di scienze bibliche. Il tempo è brevissimo,
cerco di essere bravissimo. Allora parto da un'immagine, da una bellissima icona che io non ho mai visto, salendo le scale. Lo dico quelli che regolarmente sono qui a scuola, però anche gli altri che, come me, sono rimasti stupiti da queste due figure che mostravano il meglio di loro. È vero? E ho capito che lì eravamo nell'Eden, giusto? Silvio, no? Non avete visto voi? Non siete saliti dalla scala, no? Vabbè, chi non è salito la scala poi non perda questa esperienza, perché è sicuro che è buona. Allora, partivo da questa immagine perché? Perché bene o male il discorso che noi dobbiamo fare questa mattina, che ha a che fare da dove veniamo, l'origine dell'uomo, dell'universo, per una persona religiosa, per uno che è credente, indubbiamente pone in causa anche la comprensione di quelli che sono chiamati i testi delle origini che trovate all'inizio, se parliamo della tradizione ebraico-cristiana, all'inizio della Bibbia, e sono i racconti di creazione, cosiddetti racconti di creazione. Sapete che tradizionalmente sono due questi racconti, uno che presenta una creazione che è avvenuta in 6 giorni, nel settimo si dice che si riposò, quindi questa scansione che comincia dalla luce arriva fino alla creazione dell'uomo e della donna, maschio e femmina, e poi c'è il riposo di Dio nello Shabbat, nel sabato. L'altro racconto subito agganciato è quello forse più famoso, che presenta esattamente quell'immagine, cioè l'Eden, il cosiddetto paradiso terrestre, chiamatelo come volete. Sta di fatto questa immagine antica che ha evocato tantissime riflessioni, e credo che voi già dall'epoca del catechismo, bene o male, un po' di predicazione, un po' di lettura fatta da parte vostra, perché immagino che qualcuno di voi abbia almeno provato a leggersi la Bibbia, capire anche questi testi. E allora io, avendo pochissimi minuti questa mattina, l'operazione impervia, capitemi, cerco adesso di portarvi all'interno di una risoluzione di un problema che decodificherò io, ma so già che dentro nella vostra mente sono esattamente le cose che avete voi già formulato o che sareste capaci di formulare se uno vi pone queste domande. Quindi costruirò il problema per dire come ne veniamo fuori, perché il problema è grosso, e cercherò di offrirvi una soluzione al problema, per dire, se pensiamo in questo senso, forse anche queste scritture mi suonano in modo diverso. Ci siamo? Quindi devo farlo in 10 minuti, un'operazione, ripeto, impervia, difficilissima. Per farlo ho bisogno del vostro aiuto, però. Cioè, se mi seguite, mi aiutate. Se non mi seguite, non mi aiutate. Quindi la condizione è questa: se mi seguite in 10 minuti ce la faccio. Se vedo che siete distratti, 3 ore ci vogliono. Quindi beccatevi l'uno o l'altra. Vabbè, dai, adesso parte lo scherzo. Partiamo subito. Comincio a domandarmi. Ma quindi, come mettiamo d'accordo quello che ha detto Alessandro Vicini questa mattina, più o meno cose che solo parzialmente uno ha già anche studiato, origliato, l'inizio, insomma, Big Bang è l'inizio di tutto il sistema, si parte da lì, poi c'è tutto il discorso dell'evoluzione, agganciamoci anche tutto il resto, evoluzione della specie, per cui il rapporto tra fisica e biologia, eccetera, eccetera. Quindi queste immagini che voi ricevete nei vostri studi a scuola, e il prete che magari ha messa, o il catechista che vi dice, ecco, che noi veniamo da Adamo ed Eva, che il mondo e tutto il creato è stato creato da Dio, in progress, è stato creato da Dio, per cui c'è un inizio, prima non c'era niente, per cui c'è una creatio ex nihilo, detto proprio nei termini classici in latino. E come mettiamo d'accordo questa cosa? Cioè, non vi faccio neanche alzare le mani, tanto lo so già cosa pensate. Da una parte voi dite, ma quali sono i discorsi dei preti? E dall'altra sono i discorsi veri, invece, quelli della scienza. È vero o no? Grosso modo si pensa così. Magari c'è qualcuno che non la pensa così, però credo di intercettare la maggioranza che la pensano così. Anche perché se uno dovesse chiedervi, ma noi veniamo dagli ominidi, dai primati, dalle scimmie, oppure l'uomo è una natura completamente diversa ed è stato creato subito da un po' di fango, da un po' di terra, gli ha soffiato addosso dalle sue narici l'alito di vita e l'uomo è stato creato esattamente dalla terra. E
mediamente uno dice, ma no, è più logico in base alle ricerche fatte che venga, c'è uno scarto tra i primati e il primato dell'uomo, capite? Perché l'uomo certamente non può essere ridotto ai, in termini animali, però le stesse ricerche da Neanderthal, Homo sapiens e compagnia briscola, capite che c'è un discorso di evoluzione che complessivamente è entrato anche nelle conoscenze nostre, a noi va bene, e quindi il discorso biblico non vale più. C'è una teoria della duplice verità, quindi la Bibbia dice così e la scienza dice così, devo accettarle tutte e due, ma se stiamo parlando dello stesso argomento, totale, una delle due avrà ragione, l'altra avrà torto, è vero o no? Il problema è questo. Allora sappiate che per tanti anni comunque la Chiesa, e di per sé non ha neanche mai smentito questa cosa, però a dirla, ha letto questi testi in senso storico, cioè dicendo che Adamo ed Eva sono personaggi realmente esistiti, che l'Eden era esattamente il luogo dove si è posta questa posta in gioco, del rapporto tra Dio, l'uomo, peccato, serpente, eccetera, raffigurazione, si accettava che il serpente potesse essere anche a simbolizzazione del demonio, ma fondamentalmente la lettura storica della Bibbia ha portato a dire che la Bibbia dice la verità, e la creazione è data da, qui la specie dell'uomo nasce da maschio e femmina, punto e basta, e non c'è un poligenismo disperso nel cosmo e quindi l'umanità è nata da più punti, no, si è nata soltanto da maschio e femmina. Questa cosa qui, notate, la tesi, ecco, di lettura della Bibbia a parte della Chiesa è sempre stata un po' questa, poi si è sfumata lungo il tempo man mano che le scienze davano tutta una serie di critiche a queste posizioni, allora l'evoluzione anche ufficiale della Chiesa ha cominciato un po' a ritrarsi e adesso si lascia molto spazio anche alla ricerca biblica per dire no, adesso dire che sono due personaggi storici forse è troppo, eccetera, eccetera. Però il problema c'è, è grosso come una casa, capite? Lo vedete? Ditemi sì. Boh, basta. No, perché io ho bisogno di andare avanti. Cioè. E dunque, se il problema è grosso come una casa, dicevamo, come ne veniamo fuori? Come ne veniamo fuori? Ho bisogno di altri 5 minuti adesso per vedere come ne veniamo fuori. Allora, seguitemi perché adesso non è facile, non è facile. E vi pongo delle domande, ma non datemi le risposte, sennò perdiamo tempo, perché adesso ho già le risposte. Allora, quando un testo mi racconta un qualche cosa che è di origine, cioè mi dice... Ti dico cosa c'era prima e poi ti dico cosa c'era dopo. Quello che c'era dopo è il risultato di quello che c'era prima perché c'è un rapporto di causa-effetto. Quindi, prima c'è Dio, poi c'è la creazione, c'è la creatura, le creature, quindi la causa è Dio, gli effetti sono questi. Dalle creature nascono altre creature, le cause sono Adamo ed Eva e tutte le creature. Anche il peccato, cioè il peccato di Adamo ed Eva, causa l'effetto, il peccato originale, e avanti così. Quindi noi ragioniamo di solito nei termini di causa-effetto e cosa c'è prima, la causa o l'effetto? Non ditemelo, c'è prima la causa, ok? Ok, però... Siccome noi ragioniamo così, quando leggiamo questi testi, pensiamo effettivamente che ci sta presentando la causa e poi l'effetto, un'altra causa e poi l'effetto. Io li leggo da sinistra a destra, capite? Perché noi siamo abituati ad andare in progress così, quindi procediamo verso una finalità. I racconti di origine si chiamano racconti di origine perché sono messi all'inizio. Bene. I racconti di creazione si chiamano racconti di creazione perché la creazione è messa all'inizio. Ok, io vi voglio dire invece, e avrei bisogno di tanto tempo per dimostrarvelo, però vi annuncio l'esito del ragionamento, vi voglio dire che i racconti di origine, chiamati racconti di origine, racconti di creazione, chiamati racconti di creazione, non sono racconti di origine e non sono racconti di creazione. E leggerli come racconti di origine o racconti di creazione significa sballare l'interpretazione di questi testi. Quindi la fregatura è che tu li leggi sicurissimo che stanno raccontandomi la creazione e non ti rendi conto che ti stanno invece prendendo altre cose e vogliono dire altre cose. Le cose che ti vogliono dire tu non le vedi e li interpreti esattamente nel modo che a te piace perché ti sembra normale. Interpretandoli con il modo che a te piace perché ti sembra normale, poi c'è Alessandro Vicini che dice no, guardate che non sta né in cielo né in terra questa cosa, e nasce tutta un altro modo di concepire, e alla fine uno dice vabbè,
già da un momento non si capisce niente, lascio stare e che si è visto, si è visto. E invece cerca di mettere a posto le cose e capire perché questi testi non sono racconti di origine o racconti di creazione. E vi spiego perché. Ogni testo, soprattutto nei testi antichi, ma anche oggi quando uno scrive un testo, decide di scriverlo ad un certo punto quando lui vive. Nessun morto si è messo a scrivere un testo, capite? Allora, nella vita di persone, di un popolo, oltre all'oralità, al fatto che vengono trasmesse delle cose raccontate, c'è anche la decisione nell'antichità di metterle per iscritto. Quando vengono messe per iscritto, l'operazione è molto complessa e in genere una redazione sofisticata, attenta, cerca sempre di elaborare delle tradizioni, ma quando deve chiudere il racconto deve sempre fare una selezione intelligente sull'inizio, sull'incipit e sulla fine. Guardate questa cosa che anche voi, se fate un bel tema, no? Altri insegnavano così, non si insegna ancora così, cioè una bella introduzione, il corpo della trattazione e una bella conclusione. Quando andate così andate via in scioltezza, ma tante volte per scrivere bene l'introduzione la devi fare alla fine. Quando hai trattato tutto dici, siccome so che cosa voglio dire, so come va a finire la cosa più scaltra è che l'introduzione la lascio alla fine, capite? Quindi è l'ultima cosa che scriverò, è la cosa che deve portare in sé un po' tutta la forza di ciò che io ho narrato dopo. Capite questa idea? Capite? Perfetto. Allora, speriamo di applicarla. Siamo a Babilonia. 587-586 avanti Cristo, deportati da Gerusalemme, l'intelligenza di allora, sacerdoti in sostanza, vengono portati via dalla città santa Gerusalemme, dal Tempio, e vengono collocati a Babilonia in schiavitù, una debacle che tradotto significa una caduta di speranza incredibile da parte di questo popolo, viene meno il riferimento alla propria terra, alla propria patria, viene meno proprio l'energia, cioè la linfa vitale che dà senso alla tua esistenza. Traducetelo nella vostra vita esistenziale: siete stati piantati dal vostro ragazzo, dalla vostra ragazza, in modo brutale, in modo terribile. Uno non capisce più niente, capite? Traducetelo mille volte, potenziando questa cosa, perché si tratta di una disgregazione di un popolo, della perdita dell'identità del popolo, della propria patria. Siamo lì a Babilonia. Qui c'è, ripeto, l'intelligenza, quelli che hanno le tradizioni sono capaci di elaborarle. In un momento di crisi, di abbassamento, capite, dello star bene, il momento di prova, nel momento dove intercetti la potenza della morte, l'animo umano di solito che cosa fa? Produce speranza, è vero o no? Produce una speranza per la salvezza. E quando uno sta male, ha due strade: o abbattersi, oppure dare energia per sperare di venire fuori dalla situazione. Ok? Allora, uno dei modi per produrre speranza è quello di scrivere la propria storia, ridare senso da dove veniamo e dire da dove veniamo noi. Raccolgono una serie di tradizioni, scrivono questa storia e cercano di motivare come mai il nostro Dio ci ha abbandonati, perché se siamo qui a Babilonia, è stata distrutta Gerusalemme, la nostra patria, vuol dire che un motivo ci sarà pure. E qual è il motivo? È che noi abbiamo peccato contro il nostro Dio e ci ha abbandonati e siamo qui. Come faccio a dirtelo? Ti scrivo questa lunga storia che comincia dal libro della Genesi e arriva fino al secondo libro dei Re. Partite dal secondo libro del Re alla fine, che noi siamo qui, siamo stati abbandonati da Dio a motivo del nostro peccato. Bene, io comincio a scriverti questa lunga storia per dirti due cose. Primo, spero che la fedeltà a questo nostro Dio ci tiri fuori da questo terreno di morte e ci restituisca la vita, e che tutto diventi buono, nel senso diventi splendente come Dio è, come il rapporto con Lui è. Per cui io comincio a dire che, guardando avanti, spero tanto che Lui mi liberi. E quello per me è la terra promessa, capite? È la risoluzione della mia situazione di difficoltà. E più io innalzo la speranza, più vedo cieli nuovi e terra nuova rispetto a ciò che guardo al futuro. Ci siete? Allora, seguitemi.
più io innalzo il livello della speranza, più ho bisogno di produrre un testo che non che mi guarda avanti, che me lo metto all'inizio, un testo di perfezione, che è quello della risoluzione della mia situazione. E allora cosa faccio all'inizio? Ti metto un bel testo dove dico che all'inizio tutto era buono e la creazione dell'uomo è che era veramente buona, tutto era perfetto, capite? Dopodiché ti faccio entrare in questo giardino che è l'Eden, che è il luogo della comunione, dell'alleanza con Dio, che se noi la viviamo Dio è con noi, noi siamo con Lui, ma ad un certo punto si fa il serpentello. Chi è il serpentello? Il serpentello è l'emblema dell'idolatria nella storia di Israele, che è esattamente la lontananza da Dio, colui che ha allontanato il popolo dal Dio di Israele. E allora il serpentello diventa, esatto, la sintesi di tutto il racconto di rottura della relazione tra Dio e il popolo che tradisce Dio e segue gli altri idoli. Te lo metto lì all'inizio per spiegarti come andrà a finire, perché sono finiti a Babilonia, ok? Ma capite che non sono più testi di origine questi, ma sono testi di fine, che in termini tecnici si chiamano escatologici, perché io vedo cieli nuovi e terra nuova, te li metto lì all'inizio per dire all'inizio non era così. Cioè all'inizio era così, non è come noi stiamo vivendo, ma noi vorremmo arrivare lì, e ti racconto l'Eden in due stadi della comunione e della rottura della comunione. Noi siamo nello stadio della rottura della comunione, ma ritorneremo dentro l'Eden nonostante che Adamo ed Eva siano stati scacciati dall'Eden per poter rimettere la mano anche sull'albero della vita. Capite che la posta in gioco è fortissima. Quando ritorneremo nell'Eden? Ma quando è il futuro, non è mica il passato, ma te lo devo mettere lì al passato per farti creare che cosa? La speranza per poter ritornare lì. E allora capite che sarà Giovanni dell'Apocalisse che alla fine di tutto il racconto, primo libro è la Genesi, l'ultimo è l'Apocalisse, andate a casa adesso prima di mangiare, vi prendete la Bibbia, vi aprite all'ultimo capitolo dell'Apocalisse, capitolo 22esimo, proprio all'inizio, vi leggete quei versetti e vedrete che siamo di fronte alla Gerusalemme che scende dal cielo, cioè da Dio, vedete che è il nuovo Gerusalemme, che è costruita come un grande Eden, dove c'è l'acqua che esce dal trono, c'è l'albero della vita, finalmente ricompare questo albero della vita, dove è possibile nella salvezza stare dentro quell'albero della vita, cioè ti dà la vita per sempre. Capite, Giovanni, che era un dritto, ha capito che i testi di origine non erano testi di origine ma sono testi di fine. Allora, se sono testi di fine, questi testi sono quelli che galvanizzano la speranza di un popolo che si trova invece schiacciato dalle sorti della morte e della distruzione. Se voi li leggete così, il problema tra me e i vicini e anche l'Antonio Petagine non c'è, non esiste. E invece il problema nasce quando tu dici sono testi di origine, quindi Dio ha creato il mondo in questo modo, e di là invece dice no, perché la scienza, la fisica dice che le cose sono andate diversamente. Ma se uno ti domanda, gli uomini credenti di allora hanno scritto questi testi per creare una nuova speranza nei confronti di Dio che ha dato tutto, allora la rivelazione vuol dire che l'esperienza forte con Dio, e tu sai che Dio non ti può abbandonare, tu senti che Dio non ti può abbandonare. Per questo hai bisogno di raccontare questa storia che crea una nuova speranza. Guardate, concludo, tutti noi abbiamo bisogno di fare così nella vita. Abbiamo bisogno di creare dei motivi di speranza per andare avanti. E quante volte capita o vi è capitato di scrivere il vostro diario, di scrivere delle pagine che diventano pagine che guardano in avanti, quando poi voi andando avanti nella vita le rileggete, vi rendete conto della carica di speranza che avevate in queste pagine? Come lo fate voi, lo facevano anche allora, se ci mettete Dio in questo gioco di speranza, vedete che vengono fuori dei testi straordinari. Avrei bisogno di un corso intero per raccontarvi come funzionano questi testi, però vi ho dato proprio l'elemento fondamentale per dire che non solo non c'è contraddizione, ma c'è spiegazione storica del perché sono nati e funzionano così questi testi. Grazie. Abbiamo 20
può alzare con voce tonante e fare la propria domanda o considerazione. Mi raccomando, per favore, un intervento a testa, non ripetete 100.000 volte, cioè non cominciamo una diatriba, un intervento a testa. La terza è che le cose hanno un fine, hanno dei fini, per cui anche noi nella ricerca del significato della nostra vita, per quanto questa ricerca non sia banale, quello che abbiamo detto, no? Non è scontata, però abbiamo dei punti su cui orientare la nostra ricerca. Il punto qual è? Che il modo per spiegare la nostra presenza come intelligenza e però anche come coloro che fanno parte di un mondo naturale, in cui abitano ma di cui non sono in qualche modo immediatamente conformi, è pensare che ci sia una differenza, cioè io in qualche modo mi realizzo e sono in rapporto a quell'eterno di cui parla Platone, no? Cioè a quelle idee, a quel significato che sta, che è eterno, ma non mi identifico del tutto con questo eterno e non mi identifico del tutto con una natura che mi permette di fare delle esperienze, ma che non è la mia unica esperienza. Ecco perché allora, in questo modo, il male non diventa giustificato, non diventa bene, non diventa un'esperienza banale, ma diventa un'esperienza con cui mi posso misurare e che non rappresenta l'ultima parola. Questa è l'idea. Secondo me, nella storia della filosofia ci sono queste tre grandi opzioni. Ma nella terza il principio è antropico o casuale? No, non è casuale, perché tu hai certi un significato che in qualche modo è nella realtà, è nella vita, però non si identifica semplicemente con quello che sei, con quello che ti capita. Quindi è un significato stabile, è un significato che tu cerchi e che cerchi di raccogliere. Ecco perché sicuramente chi poi, anche a livello, diciamo, religioso, crede in un Dio, si riconosce questa esigenza di un significato e può verosimilmente ascoltare una rivelazione, che quindi non è scontata, se no non sarebbe libera, però è nelle condizioni per ascoltare. Se tu sei chiuso in te stesso, pensi che tutto quello che è come deve essere, non sei neanche in grado di valorizzare, di apprezzare quelle speranze o quelle dimensioni che possono venire da un'esperienza religiosa. Risolto abbastanza bene il problema. Faccio l'esempio del libro che ha scritto Zichichi, eccetera, proprio incentrato su questa materia. No, diciamo che negli ultimi tempi stiamo vedendo uno scientismo, un fondamentalismo scientifico sempre meglio radicato nella nostra struttura sociale. Ma non corriamo il rischio che con uno scientismo assoluto la scienza stessa possa uccidere l'uomo? Cioè, mi spiego meglio, la scienza in sé ha il potere di studiare biologicamente l'uomo e quindi posso fare l'esempio di una brutta malattia, di salvare l'uomo da questa malattia, ma se l'uomo non utilizza il suo spirito, la sua dimensione soprafisica, definiamola così, è con quella dimensione che riesce a sopravvivere, perché la scienza salva solo
ciò che è tangibile. E l'effettivo, cioè la radicalizzazione dello scientifismo potrebbe uccidere veramente tutto quello che è la fede, tutto quello che è l'arte, tutto quello che è filosofia, che non fa parte di una dimensione strettamente concreta, ma una dimensione insomma sopra fisica. Quando comincia la vita, ecco, allora la scienza di dire la vita comincia lì, comincia dopo 3 mesi, comincia, e questo è uno di quei casi dove effettivamente si slitta alla grande. Io vorrei dire una cosa su questo capitolo che è molto importante, di come oggi siamo di fronte a una popolazione sempre di più nella nostra società che è molto interessata alla salute e poco interessata alla salvezza. Sono due termini che giocano bene assieme. Le culture antiche erano molto interessate alla salvezza, molto di più della salute. Noi siamo strainteressati alla salute e per niente interessati alla salvezza. Anche noi preti, non preoccupatevi. Perché alla fine la pellaccia ce l'hai addosso ed è la cosa che senti di più.
E allora permettete che io sia anche polemico nei confronti nostri della Chiesa quando c'è una difesa assoluta della vita che va difesa, ma il messaggio che si manda è che non si crede neanche più nella vita eterna, è lì il punto. Per cui di fronte alla morte, uno che crede alla vita eterna vuol dire che la vita continua ancora. Ma quando tu dici che la vita va difesa assolutamente qui su questa terra dall'inizio alla fine, il contromessaggio che lanci è che anche tu sei come tutti gli altri attaccato alla pellaccia, o no? Allora, la capacità di ampliare lo sguardo dicendo che la vita non si gioca solo di qua, ma la vita è una vita eterna, e di testimoniare che c'è una vita eterna, nel caso anche di Eluana, io avrei gradito che la polemica non fosse su Eluana punto e basta, ma fossero tutte le creature al mondo che muoiono denutrite, capite? È modo tale che lì il problema era etico. Quanta gente non ha l'assistenza sociale perché possa a loro essere garantito un sistema degno di vita? Allora, quello è un caso, se volete, molto particolare, clinico, che però è molto vicino a un discorso etico di tante persone che perdono la vita. Ma per tutte queste tu devi cercare di lavorare in favore della vita, sapendo che la vita non si gioca soltanto qui. Allora, la Chiesa, tutte le realtà credenti, devono cercare di testimoniare che la salvezza è più importante della salute. Perché la salute punta per un tratto di vita che va da 1 a 100 anni a chi va bene. La salvezza, per chi ci crede, è, capite, immortale, cioè continua poi oltre la morte. E abbiamo bisogno di persone che credono davvero alla vita eterna. Allora, dentro questo dibattito, secondo me, si può porre un dibattito anche significativo tra scienza, fede e tutto, perché comunque ti muovi su scale diverse, cioè certamente la scienza si interessa qui alla salute, ma tu che sei un credente devi dire che la partita non finisce mica qui, o no? Posso aggiungere una cosa? Questo discorso appunto in un certo senso sembra essere dipendente dalla scienza, cioè quindi anche la propagazione dello scientismo, questa parola che tanto ricorre, in realtà sembrerebbe non c'entrare nulla. Qui stiamo dicendo che ci sono scelte etiche di livello diverso. Potremmo confondere i bambini denutriti con la libertà individuale dei bambini di Laro, sono discorsi che vanno fatti senza mischiare, sono i vari livelli, però sono etici, c'è la scienza, c'è questo, non c'è. Posso aggiungere anch'io una parola? Magari mi alzo in piedi. Io vorrei dire, c'è un aspetto che vale la, su cui però vale la pena anche qui riflettere e farsi delle domande. La prima è questa, per stare anche proprio alla sua interpretazione. C'è un fatto che noi credo anche abbiamo la possibilità di mettere in evidenza quasi a livello storico-filosofico, cioè a un certo punto sembra, questa io credo che sia un po' l'idea, sembra che da un certo punto di vista una mentalità matura, una mentalità che può finalmente accogliere una struttura, diciamo, scientifico-tecnica mentale come basilare, funzioni meglio se non c'è Dio che se c'è, funzioni meglio se la filosofia smette certe preoccupazioni che ha chiamato per secoli metafisiche, funzioni meglio se non abbiamo in mezzo ai piedi concetti non scientifici come quello di anima, come quello di destino o altre cose, ok? Questo è il rischio, no? Quindi è vero, a mio parere, che esista un rischio che in qualche modo sembri più scientifico pensare che non soltanto quando si fa attività scientifica, come dice correttamente il professor Vicini, si prescinda da questi elementi che rimangono aperti a una riflessione diversa, ma che sarebbe meglio che non ci fossero proprio. Allora qui c'è questo slittamento. E perché c'è? E qui è il pericolo. Perché in qualche modo quello che noi chiamiamo la modernità ha un sogno che bisogna dire, e cioè che in qualche modo, se l'uomo non ha più questa essenza ingombrante, non è più qualcosa che deve cercare di compiere, non ha più un destino a cui guardare, non ha più un compito a cui assolvere, l'uomo è semplicemente autoprogettazione. Un uomo senza essenza è un uomo, attenzione bene, estremamente più plastico, più capace di creare il mondo che vuole, però anche un pochino più in difficoltà, un po' più triste. Perché? Perché se noi non abbiamo un senso che con la nostra azione mettiamo in atto e realizziamo, il senso non ce lo abbiamo proprio.
Cioè costruire del tutto se stessi vuol dire che noi stessi di per sé non siamo assolutamente nulla. Se volete una citazione, leggete una pagina bellissima di Sartre dell'esistenzialismo e umanismo, in cui dice: se noi, dice, io sono un esistenzialista ateo, dice, sono più coraggioso di certi esistenzialisti che pretendono di prendere i valori normali, non so, c'è un bene, c'è un male, non bisogna essere violenti, non bisogna fare certe cose, semplicemente fanno a meno di Dio per metterli in atto dicendo che sono valori umani. Dice, io sono più coraggioso perché ritengo che se l'uomo non è nulla ed è solo quello che decide di essere, non c'è un senso, non c'è nessuna garanzia che quello che io faccio sia giusto. Allora che cosa reggerebbe un uomo così? Il gaudio, il furore della volontà di volere, il furore del fare ciò che prima non si poteva fare, il fare tutto ciò che si può fare. Questo è, se volete, quasi una sorta di orgasmo della libertà, che però ci crea un problema. Perché? Perché se la libertà non ha un progetto che la precede, un'essenza che la precede, noi saremo sempre gente fragile, che ha dei progetti che non hanno in sé nessun valore. Questo il limite, se volete, il grande dramma, quel dramma che, ripeto, tanta poesia del contemporanea, tanta filosofia ha saputo dire. Quindi la troverete anche nei vostri percorsi scolastici, eh? La grandezza di certa poesia del Novecento italiano sta nel mettere in evidenza questa situazione, che nel momento in cui noi crediamo di essere più liberi, se dimentichiamo che c'è un senso, che ci sono dei fini che non decidiamo noi, noi decidiamo come realizzarli, siamo destinati a un futuro di sostanziale sofferenza esistenziale, perché la nostra vita non ha un significato, sono quello che decidiamo noi arbitrariamente di dare. E con questo quel furore scientifico trova una spiegazione. Un'ultima parola che dicevamo prima in macchina venendo, cioè adesso diciamo così, è una sciocchezza, una piccola cosa che però per me è abbastanza importante, sono delle parole, cioè, cito semplicemente delle parole di Rita Levi-Montalcini, che tutti quanti più o meno penso conosciate, a quale ti ho chiesto se fosse o meno credendo qualcosa per un attimo il senso della sua vita, e tra le sue risposte, non so riportarla testualmente, cercarla, c'è questo fatto che lei dice che il suo paradiso l'ha trovato in terra nel suo lavoro, nel fatto di avere la sua ricerca scientifica, nel fatto di aver trovato anche attraverso la guerra, quindi attraverso momenti estremamente difficili, il senso nella ricerca, nel confronto, diciamo, questa ricerca scientifica che è diventata, è stata una ricerca di senso. Io questo fatto di dire paradiso è qua nel nostro costruire un senso, trovo questa, diciamo, una cosa estremamente faticosa, ovviamente, per nulla assolutamente non scontata, però al tempo stesso una cosa che può essere messa in discussione tra pari, e questo mi sembra, non so, a me personalmente sembra bella. Tutto qua. Il tempo è tirando, no, perché poi voi vi guardate, non fuggire a farlo. Il tempo è tirando. Io credo che coloro, soprattutto la quarta A, che deve andare a fare una verifica, deve scappare assolutamente. Se c'è qualcuno che privatamente ancora qualche, l'ultima domanda, può come dire, non fuggire e magari rivolgersi ai nostri relatori e tentare.